Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, lei nel suo ruolo istituzionale ha voluto dare il suo contributo in questa battaglia di civiltà. È davvero incredibile che nel 2016 parliamo ancora di crimini di tal fatta, così efferati. La situazione di Taranto quanto appunto al fenomeno della violenza sulle donne e poi le tipologie di questa violenza. Non c'è solo la violenza fisica, ma ci sono violenze morali, psicologiche, ancora più subdole. Beh sì Luigi, abbiamo fatto vedere anche dei filmati e le statistiche, purtroppo Taranto non è libera da questi fenomeni, la città è stata anche molto duramente colpita sia recentemente che anche nel passato di morti tragiche di donne con i loro figli, anche lo voglio ricordare. È una violenza che attraversa tutta la penisola senza confini, non possiamo dire che è colpito più il nord o più il sud o qualunque comunità, una comunità particolare, questo vuol dire che non è legato alla città, agli usi di una città, alle abitudini, ma è legato ad un comportamento da parte dell'uomo che non riesce a sopportare il distacco, il no, il rifiuto, la separazione da parte di una donna che considera sua. Le varie forme, le tipologie di violenza. Della violenza fisica, che è quella che è più visibile, no? Perché i segni li lascia, ma quello che mi sta più a cuore è lanciare un messaggio a tutte le donne che magari ci stanno sentendo e che sono vittime proprio in questi giorni, sempre nella loro vita, di una violenza psicologica. La violenza psicologica ha tante sfaccettature e lo svalutare la anche in pubblico, sei grassa, non mi piaci, non vali niente, sono io che porto i soldi a casa. È ancora più grave in questa città attanagliata dalla crisi la violenza economica, ci sono tante famiglie dove è monoreddito il reddito familiare, cioè solo il marito che magari porta il lavoro, che porta la retribuzione, che non la versa la famiglia come un buon padre di famiglia farebbe perché la moglie possa attingere per i bisogni della famiglia, ma c'è intelina il denaro, significa dare pochi soldi alla moglie, parliamo di donne che nel 2016 hanno 20 euro la settimana, che con quei soldi devono fare la spesa, devono pensare alle loro esigenze, è un'umiliazione continua, è un'umiliazione insopportabile perché la donna deve chiedere per ogni cosa, è un controllo che non può essere consentito. Per concludere, la cultura, appunto, combattere il fenomeno della violenza sulle donne anche in tenera età. Oggi con i social si stanno scatenando fenomeni pericolosi, vedi il bullismo, alcuni adolescenti sono protagonisti di fenomeni di violenza, va stroncato alla radice il fenomeno. Guarda, noi a volte riusciamo ad arrivare al cuore di una donna convincendola a rivolgersi a uno studio legale perché possa dire basta ad un matrimonio che la costringe a queste umiliazioni, proprio facendo leva sul ruolo genitoriale. Noi facciamo capire alla donna che accettare questi soprusi, accettare queste umiliazioni significa anche lanciare un messaggio negativo alla propria figlia, magari una bambina che guarda la mamma che subisce in silenzio, e quindi dobbiamo insegnare alle nostre figlie a alzare la testa, a non permettere a nessuno di trattarci in questo modo, anche affrontando l'incognita di un domani, alle mamme dei figli maschi che spesso imitano inconsapevolmente i comportamenti sbagliati dei padri e quindi rispondono male alla mamma che è la prima donna femminile, la prima immagine femminile che trovano, però lo rifanno in classe con le compagne e poi lo rifaranno da adulti con le loro fidanzate o le loro mogli quando saranno uomini adulti, quindi occorre intervenire dalla base, come ho detto, con un'opera di rieducazione al rispetto che parte dalla scuola elementare.